Allora, Ministro, come trova intanto la Sicilia dal punto di vista dell'accoglienza e quale potrebbe essere il futuro per questo, diciamo, questa sinergia tra i due paesi? الصقلية بالنسبة لاستقبالكم وما هو المستقبل للصقلية شكرا جزيلا، ونحن سعداء بزيارة صقلية. هذه الزيارة الأولى، حظينا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وشعرنا بعمق العلاقات التاريخية وجذورها بين صقلية وإيطاليا واليمن. Grazie, questa come sapete è la nostra prima visita, la mia prima visita in Sicilia. Sono veramente onorato dell'accoglienza che ho ricevuto e della generosità del popolo siciliano. E abbiamo già avuto modo di parlare della profondità e dell'antichità delle relazioni tra il nostro paese e la Sicilia. Sono delle relazioni storiche che affondano le loro radici nell'antichità. شعرنا بطيبة المشاعر ودفع العلاقة مع كل من قابلناهم في صقلية. E abbiamo visto in tutte le persone che abbiamo incontrato la volontà di portare avanti queste relazioni, di dare un input ancora nuovo. وهذا يعبر عن عمق العلاقة التاريخية بين الشعب اليمني وإيطاليا وصقلية. E questo, come dicevo, è ancora una volta espressione delle relazioni storiche che ci sono tra il popolo italiano, lo Yemen e la Sicilia in particolar modo. وأعتقد أن هذه الزيارة ستكون فاتحة في النهوض بالعلاقة بين اليمن وإيطاليا وصقلية. E credo che questa visita darà un nuovo impulso alle relazioni tra l'Italia, lo Yemen e la Sicilia in particolar modo. نحن جينا من شان بحث العلاقات في التعاون السمكي، ولكن ومعي الأخ السفير أعتقد أنه ستكون العلاقة بين صقلية واليمن في مجالات كثيرة غير الأسماك. Ovviamente la mia presenza qui ha fatto sì che il perno della discussione fosse la cooperazione nel settore ittico, ma la presenza di Sua Eccellenza l'ambasciatore dello Yemen a Roma ha fatto sì che noi parlassimo anche di altri campi di cooperazione più ampi che vanno oltre il settore ittico. اليمن لديها سواحل وشريط ساحلي بطول 2500 كيلومتر، ولديها من الأسماك من المنتجات السمكية يصل في العام إلى حوالي 230 ألف طن. Lo Yemen ha una linea costiera di oltre 2.500 km e al momento la produzione di pesce nel nostro paese è di 250.000 tonnellate l'anno. A questo punto vorrei fare una domanda. 30.000, mi scusi. La domanda è quella che tecnica e tecnologie oggi, diciamo, sfruttano in maniera molto violenta il nostro mare, il mare che è poi di tutti. Cosa si sta facendo intanto per ottimizzare meglio, diciamo, le risorse e far sì che insomma, il pesce torni a vivere nei mari? اليوم السيدين يستخدمون تقنيات يعني قوية لا تحفظ على التنمية المستدامة ولا الثروة السمكية. إيش نقول نعمل للحفاظ على الثروة السمكية يعني التنمية المستدامة في القطاع السمكي. نحن حقيقة نحافظ على استدامة الموارد السمكية بدون ما نحافظ عليها، بدون ما نرشدها، بدون ما نراعي الأبحاث السمكية اللي تحافظ على هذه الموارد، في النهاية سنفقد هذه الموارد. Ovviamente noi siamo a favore di una crescita totalmente sostenibile e di uno sviluppo sostenibile del settore ittico e stiamo lavorando e facendo ricerche in questo senso perché se lo sfruttamento continua in maniera non sostenibile, alla fine queste che sono le nostre risorse non saranno più disponibili per nessuno. ولذلك نحن عملنا بعض التشريعات وبعض اللوائح بالتنسيق مع المنظمات الدولية، مع الفاو ومع الإيفاد، كيف نحافظ على استدامة هذه الموارد، وكيف أن هذه الأسماك هي تصبح غذاء محلي ومشاركة في الغذاء العالمي. In particolar modo stiamo studiando un quadro normativo, consultandoci con le organizzazioni internazionali di settore come la FAO e l'IFAD, per studiare modalità di conservazione e di crescita sostenibile per il settore ittico, in modo, che queste risorse siano, sempre più disponibili per, noi e per tutto il mondo. نحن جينا إلى صقلية وإيطاليا لمعرفتنا أن لديهم خبرة
ممتازة في الصناعات الغذائية وفي المحافظة على البيئة وفي تحسين جودة الأسماك. Noi siamo venuti qui in Sicilia proprio perché sappiamo che la Sicilia è un centro d'eccellenza dove il know-how nel settore ittico è particolarmente sviluppato, in particolar modo è sviluppato il concetto di crescita sostenibile, di pesca sostenibile, ed è per questo motivo che noi abbiamo scelto in particolar modo la Sicilia. لذلك نحن شاهدنا اليوم مركز الأبحاث للحيوانات والأحياء المائية والذي نتطلع إلى التدريب والبحث والتعاون معه في المستقبل. Per questo che la nostra visita ha incluso anche quest'oggi l'Istituto Zooprofilattico, perché vogliamo attivare una cooperazione anche in senso di training per gli yemeniti nel settore della conservazione. اليوم لقانا مع رئيس حكومة صقلية تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث أوجه التعاون في مجالات الثروة السمكية وفي مجالات أخرى بين اليمن وصقلية. Quest'oggi abbiamo discusso col presidente della regione Sicilia l'idea, il progetto di istituire un gruppo di lavoro condiviso Italia-Sicilia-Yemen per studiare i vari campi di cooperazione partendo dal settore ittico ma poi senza trascurare nessuno dei campi di cooperazione possibili. Tra questo è previsto anche una cooperazione per il turismo, sfruttare il mare come turismo. التعاون في مجال السياحة كمان لأن البحر يعني هو واحد من المجالات هذا سيتم بحثها وسيتابع الموضوع الأخ سفير في مجالات السياحة في مجالات الثقافة في مجالات الأسماك فعدة مجالات ممكن يتم بحثها في المستقبل لتعزيز التعاون مع صقلية ومع الحكومه الايطاليه. Sicuramente il settore del turismo non verrà tralasciato, come non verrà tralasciato la cultura e tutti gli altri settori in cui ci sentiamo che possa esserci una cooperazione. Qual è il ruolo secondo lei che ha la Sicilia nel contesto dei paesi arabi, cioè il rapporto che c'è tra noi e la Sicilia, l'importanza strategica che ha la Sicilia in rapporto ai paesi arabi? من ضمن في اطار العلاقات مع البلدان العربيه ما هي يعني لديها دور استراتيجي في رايكم؟ ولن صقليه لها تاريخ عريق مع اليمن ومع الدول العربيه قديما. La Sicilia ha una tradizione antichissima di cooperazione con lo Yemen ma con tutti i paesi arabi per quello che so. نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون في المستقبل في مجال الأسماك في مجال الثقافة في ربما مجالات أخرى من خلال اللجنة التي تتشكل من اليمن ومن صقلية. È per questo che è importante non limitare la nostra cooperazione a un solo settore, ma ampliarla a più settori perché ci sono tantissime possibilità da esplorare. نحن الآن لدينا دعم من الحكومة الإيطالية المركزية المتمثل في تجهيز خفر السواحل اليمنية. Al momento c'è un progetto che è sovvenzionato dal Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana per la realizzazione di un sistema di radar costieri a servizio della Guardia Costiera Yemenita. وهذا المشروع قد بدأ ونتطلع إلى استكماله والبدء في المرحلة الثانية لاستكمال كل السواحل اليمنية. E al momento questo progetto che è suddiviso in due fasi ha visto il completamento della prima fase, quindi noi auspichiamo che si possa quanto prima completare anche la seconda fase in modo da coinvolgere l'intera linea costiera. Parlando invece di concorrenza, qual è il paese che ci fa concorrenza alla nostra pesca? Il Giappone può essere uno stato che ci preoccupa? انا على الاقل انا ممكن اتكلم في اليمن لا يوجد يعني وجود قوارب اصطياد او مع اليابان الان حجم الانتاج من الاسماك في اليمن 97% للصيادين التقليديين المحليين. Beh, non dovete preoccuparvi al momento della concorrenza giapponese in Yemen perché non abbiamo presenza giapponese nel settore della pesca. In questo momento basti pensare che il 97% della pesca è fatta in modo tradizionale, quindi da pescatori che utilizzano tecniche tradizionali. نسبه التصدير من الاسماك 48% يروح المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج دبي وحوالي
30 الى 35% الى شرق اسيا والى الدول الاتحاد الاوروبي في الفتره الماضيه كان ومن بينها ايطاليا في حدود 15%, لكن في الفتره الاخيره انخفض الى 4%. Per quanto riguarda le esportazioni, il 48% del nostro pescato va verso i paesi confinanti, in particolar modo l'Arabia Saudita, il 30-35% verso i paesi dell'Asia. L'Unione Europea prima avevamo esportazioni verso l'Unione Europea per un 15%, però nell'ultimo periodo si sono ridotte fino ad arrivare al solo 4%. Questa è una visita ufficiale, ma quando si diventa operativi? المرحلة العملية هو سيعمل برنامج اللجنة المشكلة التي اتفقنا عليها اليوم مع رئيس وزراء حكومة صقلية, ستعمل البرنامج التنفيذي لتفعيل هذه الزيارة. Il primo step verso la messa in pratica di quello che è questo nostro incontro ufficiale, di questa nostra visita, sarà la costituzione appunto di questo gruppo di lavoro di cui abbiamo discusso col presidente della regione, da lì poi tutto il resto verrà a seguire. Possiamo chiedere una cosa al nostro ministro, lui sa cos'è il Born in Sicily? Do you know what's Born in Sicily? Born in Sicily. What burning season? منتج في منتج في سقلية. المنتج اللي يعني made in Sicily. Perché sentire parlare del burning season? لأن هذا مشروع يعني. هذا مشروع صنع في سقلية, ونحن اليوم حصلنا على دعوة من رئيس الوزراء للمشاركة من اليمن في المعرض الثقافي اللي سيتم في سبتمبر. وسيتم الترتيب بالمشاركة بالتنسيق مع السفير. Ecco, al momento questo progetto non c'è noto, però sappiamo nella metà di settembre, dal 13 al 15, ci sarà questo evento a Mazara del Vallo e noi prenderemo parte a questo evento, siamo stati invitati. E speriamo che presto il presidente Dumbiolo ci faccia visita in Yemen per discutere della cooperazione tra le cooperative. Magari con un Born in Yemen. We can ممكن نشأ مشروع Born in Yemen مثل المشروع للمنتجات اليمنية. شكرا. Inizia questa prima avventura, così se così si può definire, tra lo Yemen e la Sicilia. Sì, quindi è un percorso di collaborazione della Sicilia con i paesi della sponda sud del Mediterraneo e della penisola dell'Arabia del Medio Oriente. Ancora una volta dico, si conferma l'interesse che c'è attorno alla Sicilia, perché non dimentichiamo che la Sicilia è al centro del Mediterraneo, c'è stata dico, per tutta la storia dell'umanità e che oggi forte volontà del governo regionale si intraprende un percorso con tutti i paesi rivieraschi in maniera tale da stringere forti rapporti di collaborazione al campo dell'agricoltura e della pesca. Sicilia si ritrova ad eccellere in diversi campi della ricerca scientifica, questa mattina incontro l'Istituto Zooprofilattico perché ha un forte know-how per tutta quella che è la conservazione del settore ittico, quindi questi scambi di know-how con tutti questi paesi danno anche prospettiva a una Sicilia che vuol crescere sia per le produzioni agroalimentari ma per tutto il sapere che si sviluppa attorno alle produzioni agroalimentari e quelle del pesce. Quindi diciamo un cambiamento di strategia da parte della Sicilia che adesso si rivolge ai paesi del Maghreb e specialmente chiaramente ai paesi arabi. Sì, per tanto tempo abbiamo guardato solo a Bruxelles, dico, Bruxelles dobbiamo continuare a guardare, dico, però possiamo anche girarci verso sotto, dico, senza che ci venga il torcicollo, dico, perché è chiaro che ovunque ci sia una possibilità di intrecciare dei rapporti, dove c'è questa cultura che alla fine è una cultura mediterranea, credo che le possibilità di crescita non siano ampie e i rapporti di collaborazione in campo dell'agricoltura, nel campo del turismo e della pesca ci hanno sicuramente sempre più possibilità di crescere in termini di reddito e di occupazione. Sì, Sicilia poi è un pezzo di terra e poteva stare in Europa, in Africa o in Asia. Alla fine ci sono ritrovati tutti i popoli della terra a venire qui e i rapporti alla cultura che ci contraddistinguono e ci collegano anche allo Yemen, alla penisola araba, sono sicuramente un forte legame che consentirà di crescere sempre dal punto di vista dei rapporti. Cioè, ieri dico, non sembrerà una battuta, dico, ma dopo la risetta degli agrumi affrontate il problema della stanchezza dell'uva da tavola. Cioè, non voglio entrare in depressione dico, con tutti i problemi. Dico. Sicuramente la crisi c'è, però più le possibilità di relazione
e più vengono costruite, sicuramente più possibilità ci sarà per questa terra. Poco fa uscivo alla Cappella Palatina, dico, c'erano almeno 1000 turisti. Credo che dobbiamo pure tenere in considerazione che assieme alla crisi c'è però la possibilità, questa terra ne ha tante, per possibilità di sviluppo e di occupazione. Assessore, questo progetto con lo Yemen fa parte del progetto Born in Sicily di cui avete parlato tanto? Sì, un progetto, dico, che vede nell'eccellenza regionale, dove l'eccellenza, dicevo, è fatta di sapore ma è fatta anche di sapere, dico, che entro in collegamento con gli altri paesi del Mediterraneo, dico, ma anche della penisola arabica, e questa grande capacità dei siciliani di sapersi relazionare a livello internazionale. Dicevamo poco fa al ministro rapporti con la Sicilia e con l'Italia tutta? The longest relationship, actually, Yemen and Italy has a long relationship, and it's actually the longest that Italy has with any country in the region, more than 86 years of relationship between the two countries. And it's our pleasure to be here in Sicily and to explore new opportunities for cooperation, and especially with Sicily, and it's a new discovery for us to see, and we consider our visit as very important and milestone for further cooperation in the near future. Le relazioni tra Italia e Yemen sono delle relazioni storiche che quest'anno hanno compiuto l'86esimo anno. In realtà si tratta delle più antiche relazioni tra lo Yemen e un paese della regione. E sono felice di essere qui oggi in Sicilia perché questa per noi è una scoperta. Stiamo esplorando nuove possibilità di cooperazione, è qualcosa del tutto nuovo per noi. Come combattete la crisi economica nello Yemen? How do you fight economic crisis in Yemen? How do we? Sempre che ce l'avete. Economic crisis. Ah. If you have it. Abbiamo bisogno di una ricetta. I think it's a global world now, and we are all affected by the same challenges, I would say, and the difficulties. And this actually pinpoints the importance of further cooperating between friendly countries and exploring the opportunities between them. And this is actually the fundamentals or the basics for our visits here to Italy in general and especially in particular to Sicily as well. Credo che la situazione sia più o meno la stessa in tutto il mondo, non è un problema che colpisce un solo paese, e per questo ritengo che sia ancora più importante cooperare in modo da poter fronteggiare tutti quanti queste sfide che stiamo affrontando, ed è da qui che parte la nostra idea di voler avviare questa cooperazione con la regione Sicilia. Well, it's just part of my work actually to explore all the potentials. Yeah. And just yesterday over dinner, we have actually managed to find more than 5 areas in which we can further develop our relationship. I would like here to commend the efforts of the central government in Italy as well as the government here in Sicily and their openness and willingness actually to engage with other countries and explore further the opportunities. This is very essential and very important for the economic situation in both sides. And I hope that we could build on the historical and very strong relationship that combines the two countries. And this is our job. So there are great potentials, not necessarily on fishery only, but could include also what we explored yesterday. As I mentioned, we explored the possibility of in tourism, in culture, in industry, in oil, in energy. So there are plenty of things to do. And the good thing is that we have plenty to offer in Yemen, and you have plenty to offer here in Italy, and particularly in Sicily. Direi che è proprio il mio lavoro quello di esplorare le possibilità a 360 gradi, e pensate che solo ieri a cena ci siamo trovati a discutere di almeno 5 o 6 nuove possibilità che potremmo avere per cooperare qui con la regione Sicilia, quindi è assolutamente mia intenzione guardarci intorno in tutti i campi possibili, che siano la cultura, il turismo, il petrolio ed altri campi, e in particolar modo colgo questa occasione per ringraziare il governo italiano perché è estremamente attivo nella cooperazione con altri paesi e sta facendo insomma un lavoro molto importante. Del resto anch'io farò il mio e quindi cercherò di esplorare più campi possibili. So our job is to pave the ground, and the business sector should actually seize the opportunities. Quindi noi adesso stiamo gettando comunque le basi di questa cooperazione, adesso sta al settore privato e agli investitori cogliere le opportunità che noi stiamo mettendo a disposizione.